promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Passione e professionalità è ciò che hanno dovuto dimostrare i pizzaioli che hanno superato presso City Drink a Crotone la selezione che li porterà alla finale nazionale del concorso organizzato dall'Associazione Italiana Pizzaioli, l'Italia in una pizza. Crotone, ho conosciuto dei ragazzi veramente molto interessanti perché hanno tutte le caratteristiche per essere i migliori d'Italia e forse non solo, perché nel mondo la pizza è governata dall'amore, dalla passione che questi ragazzi che a Crotone ci sono, che riescono a portare ogni giorno. Le persone, i professionisti in particolare, debbono migliorarsi perché c'è una continua voglia di cose nuove da parte del pubblico e bisogna essere sempre più aggiornati per poter rispondere a questa domanda. Non una gara, ma un confronto, nel corso del quale i pizzaioli hanno dato prova della loro abilità manuale, della capacità delle diverse tipologie di impasti, la scelta degli ingredienti, rigorosamente DOP. Siamo rimasti profondamente colpiti, nulla togliendo agli altri appuntamenti già avuti in Calabria e in altre province, qualcun altro ancora lo avremo, di un livello medio superiore decisamente forte e anche soprattutto da parte di giovani, che questa è una cosa importante perché vuol dire che è gente che sperimenta, che vuole capire, conoscere, e questa è anche una dimostrazione di chi ci ha ospitato, cioè da parte della City Drink, che evidentemente ha come nucleo di clienti anche persone che hanno una grande identità, perché il problema sta in questo, nell'esprimere la pizza finale con un proprio stile, una propria identità. Grande soddisfazione per il team di City Drink, che dalla sua nascita punta alla crescita del territorio offrendo qualità e professionalità. City Drink nasce con l'obiettivo di portare innovazione. Questo era un settore abbastanza tradizionale qua nel nostro territorio. Io da subito ho voluto portare questo tipo di lavoro, che oggi mi gratifica perché ho visto che la maggior parte delle attività che svolgono questo lavoro sono tanti giovani. E se andiamo a vedere sia in città che in periferia e in altre province, addirittura della provincia di Catanzaro, dove stiamo avendo degli ottimi risultati, sono tutti giovani, quindi a me fa solo piacere. Centinaia le pizze sfornate in una 2 giorni di gusto e profumo.